Giorni bollenti anche per lo sport in un momento come questo, con l'emergenza coronavirus che ha avuto conseguenze anche nel mondo del calcio, dalla Serie A alle categorie inferiori, tra queste anche la Serie C, che con l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha visto il rinvio di tutte le gare fino al 3 aprile. La Pistoiese resta ferma in quanto ad allenamenti, nessuna seduta fino a data da destinarsi, stando agli aggiornamenti continui dell'ultimo periodo. Sicuramente l'area che si respira nel paese è un'area di preoccupazione, è più che altro un'area che ci stiamo affrontando una cosa che non ne conosciamo l'origine e le conseguenze. Al di là degli allarmismi, io credo che sia giusto che la vita continui, attenendoci scrupolosamente alle norme che sono state varate, che sicuramente serviranno a migliorare la qualità della salute in questo periodo. Sono esperienze, io credo che negli ultimi anni, fra i mancati ripescaggi della stagione scorsa, quindi il blocco dei ripescaggi, quest'anno il blocco legato a un problema di salute importante di salute degli italiani, ci permettono di fare esperienze nuove che valuteremo strada facendo. Noi da quel punto di vista stiamo cercando di viverla serenamente, però come posso dirti, cercando di seguire anche le normative che ci sono state comunicate dal dottore e che sentiamo tutti i giorni aggiornare da mass media, ecco. L'augurio che tutti ci facciamo è che non ci siano altri intoppi, no? Perché già così credo che si giocherà una volta ogni 3 giorni, quasi regolarmente fino alla fine. Sarà impegnativo, sarà magari anche emozionante, dai, perché la classifica in 2 settimane cambia come cambierebbe in 1 mese, quindi questo è stimolante, sarà più un finale di campionato sotto pressione, però chi fa questo mestiere insomma vive anche di questo. Notizia della curva nord è straordinaria, poi ci saranno le tempistiche che ci sono, però è un successo, è un risultato incredibile.